Studio numero 85. Posizione di Do maggiore. Scorrimento di un tasto con la stessa posizione. Poi Fa naturale, arpeggio sempre su terza, seconda, basso Sol. Ripeto. Cambio di posizione con Fa e La. Scorro col quarto. Poi abbiamo mezzo barré al secondo, Sol e mezzo barré. Mi raccomando, schiaccia bene la falange e tieni la mano raccolta, non mi mette un barré qua sotto. Quarto dito, scorro col quarto, e quindi posizione di Re minore, facile. Poi qui, senza staccare il 2, senza staccare il 2, porto il primo dito sul Fa diesis, Re, giro la posizione, come vedi, senza staccare il secondo dito che fa da perno della mano. Poi Fa La bemolle, via, tiro via il primo dito e poi ricomincia. Ancora lo scorrimento, Fa naturale, Sol, Fa, cambio di posizione, Fa La in terza posizione, occhio qui, c'ho Sol diesis, Si e Mi, quindi veramente la triade di Mi maggiore, e qui c'è la progressione finale che parte dalla posizione dalla quinta posizione con Re minore, Re, Fa, La, Si, Sol, Do, scorro il quarto, quindi dall'ottavo tasto al terzo, Fa, Mi, questo frammento melodico. Possiamo usare o il 3, ma meglio il quarto, così è il 3 libero. Allora, da qui noi stiamo col Do, l'1 lo mandiamo a Re, 2 sul Fa diesis, 4 sul Do in terza corda. Accordo simultaneo di 4 suoni, pollice, indice, medio anulare, poi indice sulla terza, medio sulla seconda. Scorro con il 2 e ritorno in posizione con il 2 su Fa e il 3 su Sol prima corda. L'arpeggio sempre uguale, su terza e seconda, scorro ancora, il 2 indietro e torno in prima posizione. Accordo finale. Ok? Te lo risuoniamo tutti insieme. Thank you.